E poi quel giorno arrivò. Quel giorno arrivò atteso, conosciuto, anche se non nella sua evoluzione. Ma dopo la morte di Giovanni Falcone, Paolo cominciò a dire: quando mi ammazzeranno? Non diceva più se mi ammazzeranno, e diceva: devo fare presto perché non ho più tempo, e sottraeva tempo e affetti alla famiglia perché voleva abituarci a quando non ci sarebbe stato più. E noi tutto questo lo percepivamo e lo accettavamo facendo finta di nulla, per amore, perché era un gesto d'amore, costava tanto questo gesto d'amore. E poi il 19 luglio, ricordo che allora quello scenario fu paragonato a Beirut. Avantieri ricordavamo Paolo in quella strada ricostruita, e il nome di Beirut diventava di nuovo tristemente attuale. Sì, era una scena di devastazione totale, assoluta. Io non ero in casa quel giorno. Quando arrivai, dopo poco, ancora bruciava tutto, ancora suonavano le sirene impazzite degli allarmi e delle macchine della polizia che si aggiravano lì attorno coprendo resti che erano stati di uomini e donne. Io rimasi come anestetizzata davanti a questa scena, non provavo nulla, non riuscivo a provare un sentimento, mi sentivo vuota, completamente vuota dentro. Io ebbi voce a questa mia sensazione quando l'indomani sentii Nino Caponnetto dire: è finito tutto. La sensazione era quella, oltre non c'era altro, era finita e basta, era finita la vita, era finita il senso stesso della vita, era finita la speranza soprattutto. Io provai ancora una volta con la mia abitudine a difendermi, a difendere i miei affetti, avevo i miei figli accanto, provai ancora una volta a fare questa operazione un po' vigliacca. Mi girai le spalle a questo spettacolo insopportabile e dissi soltanto: non ci voglio più tornare qui. E lì cominciò la mia nuova vita, perché mio figlio mi prese per le spalle e mi scosse. Era poco più che ventenne mio figlio, ed era tanto più maturo di me. Mi scosse proprio quasi con rabbia, mi disse: ma sei pazza? Questo luogo adesso lo dobbiamo custodire noi. Cambiò lì sicuramente la mia vita, forse fu quello veramente il momento in cui nacqui di nuovo, il momento in cui mi guardai attorno vedendo con occhi diversi quello che avevo attorno e comprendendo davvero che da lì doveva nascere qualche cosa. Non si poteva accettare che quella fosse la fine, che quella fosse la morte. Non si poteva accettare, altrimenti davvero sarebbe finito tutto. E non poteva essere così.